Buongiorno a tutti, io sono il Volentieri. dottor Max che vi parla dalla Tanzania, come al solito. Oggi è sabato, finalmente una bella giornata. Questa è la stagione delle piccole piogge, però in effetti devo dire che è venuta giù tanta acqua nelle ultime 2 settimane. Ce n'era bisogno e va bene così. Per chi non mi conosce, io sono ovviamente italiano, sono toscano. E mi sono spostato in Tanzania circa 2 anni e mezzo fa, nell'aprile del 2021, a seguito del problema pandemia. Quando mi sono spostato, però, io ero a New York e sono stato 20 anni e ho fatto delle cose. Sono andato là per lavoro, credo anche delle cose abbastanza interessanti. Poi, quando si è creata anche lì la situazione molto, molto delicata a New York, mi sono fatto un po' una ricerca, diciamo così. Ho scoperto che la Tanzania è stato l'unico paese al mondo, grande paese al mondo, a non avere un'ora di lockdown. Non c'è stato nessun tipo di imposizione da parte del governo, e questo grazie anche all'intervento dell'ex presidente Mago Fuli. Mago Fuli è poi deceduto, però diciamo che l'ex presidente, che è una signora, Mamma Samia, ha continuato la stessa politica di Mago Fuli, quindi praticamente qui non è cambiato niente. Oggi si parla di oro, non si parla di Tanzania, che magari è interessato a lavorare su un piano B, un piano di emergenza. Lo invito, ecco, magari a seguirmi nei miei interventi che faccio bisettimanalmente. Ne ho fatto uno il 15, quindi il prossimo sarà fra 2 settimane, va bene, sul piano B e piano C, dove io parlo della Tanzania, che è, secondo me, secondo quel posto che ho capito io, non perché ci vivo io, perché io magari organizzo queste visite ispettive di una settimana, però è sicuramente al numero uno come meta da selezionare per coloro che vogliono lavorare su un piano B. Va bene, comunque torniamo adesso al discorso oro. Oggi sono molto contento perché ci sono persone che sono nuove, e quindi oggi ho messo insieme un intervento in due fasi, diciamo 3 fasi. Nella prima fase io vi leggerò qualcosa della Banca Centrale Europea, anche se molto velocemente. E tutto quello che leggo è tutto coordinato. Ora lì per lì magari dice questo salta da un palo all'altro. No, 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 è tutto coordinato. Quindi dobbiamo adesso concentrarci sulla Banca Centrale Europea. Poi vi parlerò di quello che io suggerirei di fare in questo momento, soprattutto per coloro che hanno veramente una mezza intenzione di mettersi a riparo e di mettere a riparo l'asset, con l'era delle monete digitali e del grande reset, tutto può capitare. E poi la terza fase, nella quale magari voi mi fate domande e risposte. Va bene? Ricordo che chi mi vuole contattare lo può fare sia iscrivendosi al canale, quindi poi scrivendomi, canale Consulenza Oro, oppure Dottor Max, destinazione Tanzania, però mi può anche scrivere. Trovate tutte le informazioni sul canale, io le metto sempre, il telefono, tutto. Dovete scrivermi, il mio indirizzo posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com. Ricordo che ho anche un sito, a mente aperta, scritto tutto attaccato.net, dove lì trovate, per esempio, un documento molto importante parlando di oro, che è la storia dell'oro, la storia di un tradimento. Quindi tutti coloro che veramente hanno una mezza intenzione di fare un investimento in oro, vi suggerisco anche voi di documentarvi il più possibile. In quel report lì, che sono circa 35-40 pagine, io cerco di delineare tanto un po' la storia dell'oro, no? Di cui si sa troppo poco, perché io stesso fino a 3-4 anni fa non sapevo praticamente niente, cose generiche, ma fin troppo generiche. E poi però affronto anche tutte le problematiche nel momento in cui lo dobbiamo comprare. Quindi oro comprato e stoccato in un caveau, oro sfuso comprato, quindi dove lo metto, cerco di dare delle indicazioni, secondo me, in base alla mia esperienza, più diciamo di buon senso.
preciso che io mi presento come consulente indipendente. In questo particolare momento ho selezionato questa azienda della quale ho scoperto che sono cliente, bene? Circa ormai 4 anni fa, mi sono trovato particolarmente bene. Ho capito che questa azienda è un'azienda tedesca, mi dà più garanzie di sicurezza per il mio oro, e quindi ho poi deciso di iniziare un rapporto di collaborazione per far sì che anche chi mi segue e vuole investire in oro abbia almeno questa prima opzione. Però l'oro potete comprarla dove volete, eh. Noi suggeriamo anche, abbiamo una collaborazione anche con un'azienda italiana, la Z Metalli di Valenza Po, presso la quale potete rivolgere. Naturalmente, per ottenere uno sconto speciale dovete fare il mio nome, eh? Allora ottenete uno sconto speciale e quindi comprate sicuramente oro sfuso certificato 24 carati molto bene. È una delle aziende che sicuramente mi sono raccomandato. Vi fa le condizioni migliori in Italia. Potete andarla a ritirare personalmente, potete andarlo, potete chiedere, insomma, lo possono mandare, e quindi questa è un'altra possibilità. Dunque, allora, ci sono per caso delle avete per caso delle domande, una domanda al volo così, potete farmela anche adesso, eh? Prego. Ciao Erika, buongiorno. Ciao Caterina. Scusate se non ho salutato tutti e tutti, ma non posso fare altro. Buongiorno, Posso... Gianna. Oggi sono anche solo. Sì, ho ricordato prima che il dottor Manca oggi aveva un impegno e non ce l'ha fatta. Allora inizierei la lettura. Intanto io ricordo che oggi l'oro è a 63.683 dollari, oppure a 58.337 euro. È un prezzo medio, quindi è andato fino a 65 un po' di tempo fa, quindi ha ripreso sicuramente un certo valore, perché le banche centrali evidentemente hanno interrotto l'acquisto di oro, cosa che si è verificata circa un mese fa, quando l'oro è sceso a 58.000 dollari al chilo, sempre al chilo. E quindi era un momento molto molto favorevole per comprarlo, però a qualsiasi momento è buono per comprare oro, perché l'oro dal punto di vista storico acquista sempre valore, e quindi non dobbiamo preoccuparci troppo se è 62, 63 o quello che è. L'importante è comprarlo, ora poi lo vediamo perché. Dunque, allora inizio la lettura. E vi dico, la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, annuncia il lancio della valuta digitale della banca centrale, che si chiama CBDC, che sarebbero poi le monete digitali, no? Create dalle banche centrali, l'euro digitale, che consentirà ai tecnocrati non eletti della Banca Centrale Europea di programmare come, dove, quando, e cosa e da chi sarà speso, compresa l'introduzione dei crediti sociali, crediti di carbonio e sistemi di passaporto vaccinale. Questo, diciamo, è il titolo. Dico, commento, la cosa interessante è che ha detto che ci sarà l'euro digitale ed il contante. Il contante rimarrà. Sembra che abbiano deciso di prevedere una fase di passaggio intermedia in cui le monetine rimarranno in corso legale, anche per mettere a tacere le proteste contro l'introduzione della moneta digitale. Cioè, quando lei ha detto questa cosa, che a me mi ha un po' sorpreso, perché è la prima volta che annuncia una cosa di questo tipo. È molto probabile, appunto, che abbiano deciso anche dal punto di vista politico, di attuarla in due fasi, in cui per un certo periodo ci saranno, rimarranno anche le monetine. La cosa interessante, no, l'ho già letto. Allora, alcune note estratte dal libro sulla BIS di Basilea circa la Banca Centrale Europea. Allora, io ho letto un libro ultimamente che mi è stato suggerito da Diego, molto importante, che parla
di una banca praticamente sconosciuta che si chiama Banca del Regolamento dei Conti Internazionali, oppure BIS, Bank of International Settlements in inglese, che ha sede a Basilea, che non è molto conosciuta, io devo ammettere, fino a pochi anni fa non avevo letto granché di questa banca, però avevo capito che poteva essere una banca, avevo capito una banca molto importante, ma non avevo le informazioni. Allora, quando Diego mi ha mandato questo libro, me lo sono letto tutto, effettivamente è un libro ben fatto, e adesso vi riporto, diciamo, degli estratti, dei piccoli paragrafi per farvi vedere, per farvi capire il rapporto che c'è appunto tra questa banca molto importante, che poi è la banca delle banche, la banca che fa la consulenza a tutte le banche centrali al mondo, avete capito bene, no? È la banca più importante al mondo dal punto di vista della consulenza, in rapporto alla Banca Centrale Europea, perché c'è proprio un rapporto quasi quasi diretto tra le due. Ricordo che la banca, la BIS, chiamiamola BIS, è stata costituita nel 1920, appunto a Basilea, dal Morgan Norman, che era all'epoca il governatore della Banca d'Inghilterra, e Shalman Schacht, che era il governatore della Reichsbank, la banca centrale tedesca. Quindi siamo nel 1920, subito dopo, perdonatemi, 1930, ho sbagliato 10 anni, scusate. Siamo alla fine della prima guerra mondiale, quando questa banca fu anche istituita. Una delle ragioni all'epoca fu quella di mediare le riparazioni di guerra che la Germania doveva pagare, perché non riusciva a pagarle, e quindi si pensò di costituire questa banca anche per facilitare questa cosa qua. In parte funzionò, in parte non funzionò, ma non è l'argomento di cui dobbiamo parlare. Allora vi leggo alcuni paragrafi. La BCE, BCE è la Banca Centrale Europea, come la sua banca madre, dice questo autore, la BIS, è protetta da trattato internazionale e rimane opaca, cioè poco trasparente e irresponsabile. Questo si legge a pagina 118. Poi continuo: quando un paese entra nell'eurozona, la sua banca centrale diventa automaticamente parte del sistema europeo delle banche centrali, il cui fulcro è la banca centrale. Il paese membro ha ceduto il controllo della propria politica monetaria, sebbene fosse rappresentata dal consiglio direttivo della BCE. C'era una logica in tutto questo: una moneta comunque sarebbe presto fallita se ogni Stato membro avesse gestito un feudo monetario indipendente. Allora, ho letto questa cosa qui che non è molto chiara, cioè non è chiarissima, ve la spiego. Quello che l'autore vuol dire è che in Europa, nonostante si sia creato l'euro, ci sono nazioni, no? Come per esempio l'Ungheria, che ha una moneta propria. Ma il fatto che l'Ungheria abbia una moneta propria non significa che non debba sottostare alla Banca Centrale Europea. Questo lo dico perché ci sono delle persone che dicono: no, io vado in Ungheria perché lì c'è l'Ungheria, è una nazione indipendente, c'è ancora una sovranità monetaria, e tutte storie. C'è sicuramente una ragione particolare per cui hanno deciso di lasciare all'Ungheria la propria moneta, ma la Banca Centrale Ungherese sottostà a tutti gli effetti, come tutte le altre banche centrali degli altri stati europei, alle direttive della Banca Centrale. Va bene? Un altro paragrafo dice: i francesi credevano erroneamente, come si è scoperto, che Berlino, quindi la Germania, non sarebbe più stata in grado di dominare l'economia europea, ma la Bundesbank, che è la banca centrale tedesca, ha modellato il disegno della BIS, della Banca Centrale Europea, assicurandosi che fosse focalizzata sulla stabilità dei prezzi, e ha mantenuto un'enorme influenza sulle operazioni della Banca Centrale. Quindi la Reichsbank, una volta, in un certo senso, ha generato, insieme alla BIS, la Banca Centrale Europea. Quindi ecco perché la Germania ha ancora un peso così importante all'interno della comunità europea. Poi, per chi mi conosce, voglio aprire i microfoni, scusate, a Carlo e a Venita, benvenuti.
per chi mi conosce, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma mi fermo qui. Passiamo al paragrafo successivo. L'influenza della BIS, quindi questa banca delle banche a Basilea, la banca madre della BEG, è chiara. La Banca Centrale Europea è un'istituzione ultramoderna, addirittura postmoderna, come ha osservato Paul Volcker, che è stato anche presidente della Federal Reserve in America, una banca centrale senza paese e senza nazioni. È la massima espressione, parliamo della Banca Centrale Europea, è la massima espressione finanziaria del sogno sovranazionale, dice il Monet. Ma l'etica fondatrice della BCE è saldamente radicata nell'era Norman Schack e quindi nella BIS. La sua struttura, il modus operandi e la mancanza di responsabilità rispecchiano quelli della BIS e con essa la Banca Centrale Europea è rigorosamente protetta dal diritto internazionale che nel caso del Trattato di Maastricht, nel suo caso dal Trattato di Maastricht che ha fondato l'Unione Europea. Quindi, quando si è costituita anche questa banca centrale, la si è costituita come la BIS, cioè la si è messa sotto il diritto internazionale del trust. Per cui tutti coloro che lavorano all'interno di questa banca, la Banca Centrale Europea, non rispondono assolutamente a nessuno, non rispondono sicuramente a nessuno degli stati nazionali. Sono dei burocrati, tecnocrati e fanno gli interessi della banca centrale, che ricordo. Formalmente è stata fondata grazie anche agli aiuti, magari anche a loro, dei singoli paesi fondatori, però nella pratica viene gestita come una banca privata, esattamente come la BIS, esattamente come la Federal Reserve in America. L'ultimo paragrafo che vi leggo dice: il Financial Stability Board, ospitato presso la BIS, diventerà, dice l'autore qui, probabilmente il quarto pilastro del sistema finanziario globale. In effetti lo è diventato, scrivo io perché ho verificato, il Financial Stability Board, lui che l'ha scritto negli anni 90, ha scritto il libro 2000 e esiste. Dopo la stessa BIS, quindi il pilastro fondamentale, dopo la stessa BIS di Basilea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Ricordo che sia il Fondo Monetario Internazionale che la Banca Mondiale sono emanazioni della BIS di Basilea, cioè tutto il know-how, ma anche il human resources, cioè il personale, molto personale della BIS, quando si è poi costituito il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, sono entrati a far parte queste due grandi istituzioni, grazie alla loro esperienza, l'esperienza maturata alla BIS di Basilea. Quindi la Financial Stability Board coordina le autorità finanziarie e i regolatori nazionali. Tra i suoi membri figurano la Federal Reserve, che ricordo è la banca cosiddetta americana degli Stati Uniti, ma è una banca privata, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Inghilterra, e le banche nazionali di Cina, Arabia Saudita, Svizzera, Russia, Giappone e Corea. Sono membri dell'FSB anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Commissione Europea e la stessa BIS, così come altri tre potenti comitati ospitati presso la BIS, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Comitato del Sistema Finanziario Globale e il Comitato dei sistemi di pagamento e regolamento. Vi ho letto questa parte qui che è molto importante perché oggi si parla molto di BRICS e io, come ho detto tante volte nei miei interventi, i BRICS, no? Che sono quindi Brasile, Russia, India, Cina e poi qual è quell'altra? Sudafrica, va bene? BRICS sono cinque. E si fa tanto scalpore, i BRICS distruggeranno il dollaro. Beh, insomma, sono tutte cose di facciata, tutte cose di politica. Perché a livello sopra della politica ci sono i governatori delle banche centrali, che sono loro che decidono, non sono i politici. Dovremmo ormai aver capito tutto che i politici sono messi lì per fare delle cose.
All'interno della BIS, quindi, siedono tutti i governatori centrali della BRICS, tutti, anche la Russia. La Russia è stata espulsa formalmente dai G20, ve lo ricordate, no? Un po' di tempo fa, ma fa parte stabilmente di questi comitati all'interno della BIS, cioè il governatore russo è lì con tutti gli altri. E qui sono circoli ovviamente molto esclusivi, nei quali si accede facendo un certo percorso. Infatti in lista di attesa, per esempio, c'è una nazione più importante africana, che è la Nigeria, è una nazione di 200 milioni di persone, sta cercando di entrare all'interno del comitato dei membri della BIS. Per il momento non ce l'ha ancora fatta, perché il sistema nigeriano non è ancora un sistema cosiddetto democratico, e quindi non è ancora entrata. Dovrà fare ancora un certo percorso prima di essere accettata. Un po' il salotto buono, eh. Allora, e qui ho finito il discorso di quello che non è, diciamo, l'estratto da quello che ho letto. Nel libro della BIS. Ora io vi dico, nonostante quanto letto, c'è ancora concesso, non so ancora per quanto, di fare la magia della transustanziazione della moneta fiat, l'euro di cui si parla, in oro, l'unica vera moneta da 6.000 anni. Ora, lasciamo questa citazione lì, così ci si ritorna dopo. Concentriamoci un attimo, per un secondo, nel capire che cosa vuole dire fiat, perché magari molti di voi non sanno che cosa vuol dire fiat collegata a una moneta. E la moneta, la definizione di fiat che ho ricavato da Google, dice: moneta fiat, cos'è, come funziona, esempio pro e contro, lascia che sia fatta, allora scusate, il termine fiat è una parola latina che viene spesso tradotto a come sia o sia fatto. Pertanto le valute fiat hanno valore solo perché il governo mantiene quel valore, e non vi è alcuna utilità nella moneta fiat in sé. Quando ho letto questa cosa qui mi ha un po' sorpreso, perché in effetti Google vi dice una cosa vera. Una moneta come una banconota ha il valore nominale, no? Che c'è scritto sopra, ma in sé non ha nessun valore intrinseco. E ve l'ho riportata perché vi dà la spiegazione di che cos'è una moneta, cioè una cosa che è stata creata, in cui c'è scritto un valore, e sia fatto, sia quello lì, cioè viene accettato per come, va bene? Però allo stesso tempo ti dice anche, guarda, che la moneta in sé, vi dico io, se non è garantita dall'oro o da altre commodity, non ha nessun valore, cioè può crollare in qualsiasi momento. All'interno del report che io ho curato e che potete leggere sul mio sito menteaperta.net, parlo anche dell'oro, riprendendo un'intervista del professor Aldo Giannulli, che adesso vi leggo. Mi chiedo: che cos'è l'oro? A conclusione di questo breve e pungente lavoro sull'oro, non potevo non dire qualcosa sull'euro. Per far questo mi avvalgono dei migliori interventi che ho trovato in rete del 6 giugno del 2014, realizzato da Aldo Giannulli, politologo, storico e saggista italiano, direttore del Centro Studi Osservatorio Globalizzazione e professore del Dipartimento di Storia dell'Università di Milano. L'articolo è intitolato Copyright sulla moneta? In effetti sulla moneta, dico io, no? Parentesi sul copyright, c'è un copyright, dobbiamo chiederci perché. Si tratta di un video amatoriale probabilmente realizzato all'insaputa del professore stesso. Queste cose il buon Giannulli non potrebbe mai dirle oggi in maniera ufficiale come sostenitore dei 5 Stelle. Allora, nel 2014, evidentemente lo poteva fare, perché lui poi successivamente è entrato nel 5 Stelle. Allora, il professor Giannulli dice, ascoltate bene, perché questi sono passaggi fondamentali, per capire anche, insomma, quello che si deve fare. Allora, vedete, vicino alla bandiera ci sono gli acronimi dell'Unione della Banca Centrale Europea nelle varie lingue.
ma prima tra la bandiera e queste scritte c'è un simboletto, e loro lo fa vedere, no, nel video. Lo vedete? È il simboletto del copyright. Scusate, ma voi avete mai visto un francobollo, una marca da bollo, una banconota con copyright? Il copyright è per sua natura un istituto di diritto privato. La moneta è invece per sua natura un istituto di diritto pubblico. Tant'è vero che se tu vai al ristorante e ti rifiuti di pagare in euro, o meglio, vuoi pagare in euro, ma il ristoratore dice no, signore, gli euro non valgono più niente, mi paghi in dollari, in teoria il ristoratore fa un reato, perché la moneta, in quanto istituto di diritto pubblico a corso forzoso, la devi accettare. Ma qui noi siamo in presenza di una moneta che è a corso forzoso o no? Si chiede il professor Giannoni. Attenzione, noi chiamiamo Banca Centrale Europea quella che non è affatto una banca centrale, ma è un accordo di natura privatistica fra banche centrali, che infatti restano proprietarie della riserva aurea. Tra parentesi, io qui scrivo che appartiene a loro e non agli stati. La riserva aurea non l'ha versata nessuno, quindi la moneta fiat l'euro in realtà è equivalente una cambiale o un qualsiasi titolo di pagamento di diritto privato e funge da moneta perché lo accettiamo come tale. Ma ad esempio, se dovesse esserci una crisi di tipo giapponese o argentina, siete sicuri che funzionerebbe ancora? Perché primo, non c'è scritto pagabile a vista al portatore. Secondo, non c'è scritto la legge punisce i fabbricanti e gli spacciatori di biglietti falsi, perché in quest'ultimo caso sarebbe sorto immediatamente un problema di carattere giuridico. Ecco perché la BCE è in realtà un accordo privato fra banche centrali, dove addirittura può entrare la banca centrale inglese che non adotta questa moneta nel suo paese. Ecco un esempio delle istituzioni giuridiche europee. Poi io qui scrivo, nel report scrivo, questo è un video messo in rete il 14 giugno del 2014 e a 8 anni di differenza aveva 5.755 video ascoltatori e zero commenti. Capisci qual è il problema? Cioè, questi video che sono fondamentali non li legge nessuno, voglio dire. Ho ricontrollato oggi e ad oggi ha 11.417 ascoltatori e 2 commenti, che non è male. Do il benvenuto anche a Flavio. Allora, avete per caso domande? Facciamo una prima pausa qui e poi passiamo al discorso del secondo punto di cui voglio parlare. Avete per caso delle domande in relazione a quello che ho letto? Non siate timidi, tanto qui siamo in un salotto, oggi siamo 17, va bene, un bel numero. 17. No, io non ho domande, però volevo dire che in seguito a quello che hai letto ho preso una banconota e ho guardato e ho visto effettivamente il simbolo del copyright che non avevo mai notato fino ad ora. E ho visto che c'è anche l'anno di stampa che non avevo mai visto su una banconota, l'avevo sempre solo visto sulle monete. Sì, poi io non l'ho affrontata adesso perché è un discorso lungo, ho fatto un intervento abbastanza dettagliato, Gabriele, in passato. Vado anche in questo intervento che trovate sul mio, da qualche parte, sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube, è sempre lì, quando parlo della chiacchierata tra amici, è uno di quei video lì, oppure Piano B, vieni via con me, ho fatto questa serie di video con l'amico Baldo Croce, in cui dico tante cose e analizzo anche nel dettaglio la simbologia dell'euro, perché non dobbiamo dimenticare che quando si affronta un problema, o si vede una cosa, o ci dicono dell'evento, si deve fare uno studio approfondito, bisogna sempre farlo anche a livello simbolico, cosa che gli autori in linea di massima non ti fanno mai. Perché? O non conoscono la simbologia, o quando la conoscono bene, in linea di massima, e non è il mio caso, però in linea di massima sono iniziati, sono quasi tutti massoni, quindi conoscono perché la studiano.
studiano la Kabbalah, studiano i codici, studiano tante cose che una persona normale in linea di massima non studia, perché non si studiano queste cose qui a scuola, no? Io ci sono arrivato anch'io per vie traverse, perché quando durante la pandemia ho scritto la trilogia, ricordo a chi non mi conosce che io ho scritto la trilogia su un nuovo ordine mondiale di 1042 pagine, disponibile su materiale cartaceo su Amazon, ma che per chi mi segue io la mando gratuitamente, ovviamente nel formato ebook, e ognuno se la può leggere, anche se vi dico subito che non è un romanzo, cioè, è una lettura abbastanza pesante. Io do voce a questi autori, diciamo così, alternativi, controversi, cospiratori, chiamateli come volete, che ho scoperto in America quando sono stato lì per 20 anni. Guarda caso, purtroppo, la maggior parte delle cose che hanno detto poi stanno succedendo. Quindi, cospirazione che? Cospirazione che non è cospirazione, che sono purtroppo cose che loro da insider, cioè da soggetti, molti di loro infatti, ora magari sono morti, erano iniziati, avevano avuto accesso appunto a certe informazioni riservate e a un certo punto della vita hanno sentito il bisogno di cominciare a dirle. Molti sono stati fatti fuori, molti hanno avuto la possibilità per un lungo periodo, diciamo, di dire almeno qualche cosa, anche sempre in maniera critica. Quindi ho fatto un'analisi, una selezione di tutti degli attori migliori, insomma, dei più credibili, insomma, eccetera, e li ho pubblicati in questo lavoro. Facendo il libro mi sono accorto che veniva fuori un mondo, quello della simbologia, dicevo, dei codici, degli stemmi, appunto, in genere dei cyper, della Kabbalah, tutte cose che sinceramente io ne sapevo per sentito dire, ma non avevo anche io, nemmeno io, capito bene l'importanza che avessero. Tante volte sono molto più importanti i segni e i codici del testo di un libro. Capite? Faccio un esempio molto semplice. Recentemente ho scaricato un libro scritto da Charles Manchac, che è la sua bibliografia. Va bene? Nel libro non c'è praticamente quasi niente di importante. Ricordo Charles Manchac perché l'ho menzionato prima. Bene, direttore della Banca Centrale tedesca, ministro degli interni durante poi un certo periodo del Terzo Reich, e poi anche fondatore della BIS di Basilea. Lui, quando parlava della BIS, diceva la mia banca. Nel libro lui dice grandi cose, però dice che è stato iniziato e che lui va bene iniziato, lo metto originariamente era ebreo, eccetera, eccetera. Bene. Ma nel libro non c'è niente, ma c'è tutto nella copertina, perché vedete la copertina, ecco perché invece è proprio quella di dire: guarda, io non te lo voglio dire, ma dietro a tutta la mia storia c'è la massoneria. E la massoneria è stata ed è molto più importante di quello che magari puoi pensare te. Io nella massoneria, quando parlo di iniziati, ci metto tutti, non soltanto i massoni, ma ci metto per esempio anche i gesuiti, tutti coloro che fanno voto di fedeltà sono degli iniziati. L'hanno proposto due volte anche a me, ma io ho detto no, grazie, io non ci sono per queste cose. Altre domande? A proposito della simbologia, no? Guardavo appunto sempre sulle banconote dell'euro, io adesso ne ho viste solo due, c'è il 10 euro e il 50. Da una parte c'è una porta, dall'altra c'è un ponte. Tu sai dirci qualcosa a riguardo? Beh, posso dirti che il ponte è sicuramente un simbolo massonico, è l'arco, no? C'è anche un rito che simboleggia l'importanza dell'arco.
Ora io non l'ho presente l'euro perché non ce l'ho con me, come sapete non credo di avere euro con me. È probabile che dal punto di vista simbolico ci siano dei simboli all'interno della banconota. Io ho fatto un simbolo sui numeri, perché la numerologia, ci sono dei numeri, dei codici, no? Ogni nazione, per esempio, ha un suo codice. Mi sembra che la Germania ci abbia l'888, l'Italia ci abbia il 555. È quello lì l'approfondimento che ho fatto. No, non mi ricordo che ci siano, per esempio, una chiara simbologia massonica nell'euro, anche perché loro devono stare molto attenti quando si fanno queste cose. Una chiara, che non si vogliono esporre molto, no? È chiaro, se non c'è ragione, perché lo devi fare? Qualche volta vogliono lasciare delle firme, potrei dare tanti esempi su questo, ma tante volte sono molto più soft. Però se volete una banconota che invece ha un imprinting massonico, vi andate a vedere su Google immagini la banconota, non mi ricordo se è da 50 o da 100 di Ucraina, cioè le banconote ucraine, no? C'è la guerra, e lì vedete la squadra e il compasso, che è forse il simbolo più famoso, anzi sicuramente il simbolo più famoso della massoneria. Bene. Altre domande? Benissimo, allora passiamo velocemente alla seconda fase. Questa seconda fase mi è stata ispirata da un autore che si chiama Robert Kiyosaki, ovviamente giapponese, anche se adesso americanizzato, diciamo così, che è anche esperta appunto di oro, no? E argento. Però lui non tratta solo oro e argento, ha scritto un famoso libro che si chiama in italiano Papà ricco, papà povero, che io ho letto, il libro in italiano, quindi ho letto tanti anni fa, forse nel 1980, 75-80, quel periodo lì. Se volete posso mandare anche dei link, lo trovate, purtroppo gli interventi sono tutti in inglese, e uno dei problemi più grossi che io individuo purtroppo è che in Italia non conoscete l'inglese, e questo è un grosso limite. Io cerco di fare il possibile presentandovi insomma, questi interventi che sono ripresi da autori, da testi quasi tutti in inglese. Allora, vediamo un po'. A questo punto, in un video, lui precisa la differenza che c'è tra, diciamola in inglese, sarebbe la differenza che c'è tra liability e asset. In italiano possiamo dire attività entrate di un soggetto o di una corporazione, passività ed uscite, cioè tutto è, scusate, si lavora, si guadagna da un lato, dall'altro si spende, no? Quindi alla fine del mese e alla fine dell'anno si fanno poi i conti. Ecco, diciamo, in breve, quali sono le attività, le entrate? Contanti in banca, apparecchiature informatiche, materie prime utilizzate per preparare la salsa piccante, inventario completo della salsa piccante, macchinari e attrezzature per preparare la salsa, compresi contenitori, attrezzi da cucina, eccetera, edificio acquistato per comprare la salsa, per fare la salsa, oppure copyright, marchi, siti e brevetti, sempre fa l'esempio di questa azienda che produce salse, no? Ecco, queste sono tutte attività, sono tutte asset per l'azienda. Poi ci sono le passività, le uscite, oppure diciamo le liability, possiamo chiamarle, che sono il costo per le materie prime, gli stipendi, le imposte, l'IVA, pagamenti a fornitori e consulenti, linee di credito, mutui, acquisti per nuove attrezzature o immobili.
chiaro, no? Non mi voglio soffermare su questo punto più di tanto. Lui nel video analizza tutte queste cose qui e fa una differenza fra appunto un asset che è lì e non ti costa e una liability. Lui fa anche l'esempio di quando compri una casa e ci prendi un mutuo. Una casa adesso comunemente viene considerata un patrimonio, ma finché c'è il mutuo sopra è una spesa, quindi non dovrebbe essere classificata tra i patrimoni, dovrebbe essere appunto classificata come liability. Ora io mi chiedo cosa si dovrebbe fare in un momento di passaggio in vista del grande reset come questo, no? Cosa si potrebbe fare? Parliamo del patrimonio personale di ognuno di noi e per semplicità distinguo tre livelli. Ovviamente si parla di persone fisiche per semplicità, per semplificare, non di aziende. Io ho individuato tre livelli, diciamo soggetti o famiglie con un patrimonio fino a 200.000 euro. Scusate un attimo che devo attivare una cosa. Punto 2, soggetti o famiglie con un patrimonio fino a 1 milione di euro. Punto 3, soggetti o famiglie con un patrimonio oltre 1 milione di euro. Qui si potrebbe pensare che questi ultimi soggetti siano pochissimi, no? Perché chi è che ha oltre 1 milione di euro? Si pensa, ci stiamo sbagliando. Da Italia Oggi, pubblicato intorno al 2022-2020, dice il titolo, l'1% degli italiani è milionario. Quindi basta fare i conti, sono 60 milioni. Vuol dire che se c'è almeno 600.000 persone in Italia le famiglie sono milionari, multimilionari, questo sono tante persone, sono due gatti. Nonostante tutto, dice l'articolo, crescono i ricchi in Italia. Nono paese al mondo per opulenza finanziaria. Nel nostro paese vi sono 400.000 miliardi, cioè persone che detengono un patrimonio di almeno 1 milione di dollari in ricchezza finanziaria e l'1% della popolazione adulta. Io qui poi dico, fine della lettura dell'articolo, vi dico, la regolina che vi propongo l'ho chiamata 50-50 50-50 smart investment, cioè investimento intelligente. È molto semplice, prevede due fasi. Le vediamo adesso. Allora, prima fase, azzerare tutti i debiti o ridurli a non più del 25% del patrimonio, 20-25% del patrimonio. Mai comprare una casa se non si ha contante per pagarla almeno 75% del suo valore. Non sentiamo più, scusa. Scusate un attimo, si è saltata la linea, riprende subito. Aggiungo anche che in questo momento non posso suggerire di comprare niente. Per uno che sta bene può comprare un mini appartamento, proprio meglio andare in affitto. Ora ve lo spiego. Mai comprare una vecchia e estingue, allora quindi l'obiettivo di primo punto è quello di ridurre o estinguere il più possibile tutti i debiti con l'istituto finanziario, qualsiasi ordine. Punto 2. Ora devi quantificare il tuo patrimonio in case, proprietà, terreni. Tutto ciò che è un bene tangibile, qui scrivo anche e non, perché uno che magari ha creato un sito o ha comprato dei domain, si chiamano, li può anche vendere, sono asset, proprietà intangibili, però sono comunque soldi. Allora, risulta che facciamo un esempio, prendiamo il caso di uno che ha una famiglia che ha 500.000 euro di patrimonio, beh, e mettiamo che questa famiglia abbia 100.000 euro di debiti, va bene? Ora, il suggerimento è quello di vendere il 50-60% del patrimonio e pagare i debiti, va bene? Commento dicendo, ci sono persone single o coppie con 55-60 anni che non hanno figli o nessuno. In questi casi si può fare.
se necessario si va in affitto, tanto la proprietà privata è destinata a scomparire in 10-15 anni, scrivo. Credete che scherzi? No, ascolta quello che leggo. 30 novembre 2020, il Sole 24 Ore. Il Papa, il diritto alla proprietà privata non è intoccabile. Bergoglio, in una riflessione rivolta ai giudici d'America e Africa che si occupano di diritti sociali, ha detto costruire una nuova giustizia sociale. E ancora giovedì 23 febbraio 2023, il Messaggero, in Vaticano si sgretola il principio della proprietà privata. Papa Francesco collettivizza i beni della curia. Ora qui non sto a leggere tutto, praticamente ha confiscato, tra virgolette, tutte queste proprietà che i vari enti, no, della Chiesa Cattolica aveva per il mondo, e le ha portate tutti sotto l'asset del Vaticano. E l'articolo comunque conclude dicendo: nessuna istituzione o ente può pertanto reclamare la sua privata ed esclusiva proprietà o titolarità dei beni della Santa Chiesa. Questo l'ha fatto il Papa, eh? C'è da chiedersi perché l'ha fatto in questo momento. Allora, qui vi faccio dei commenti, eh? Scusatemi se è un po' difficile l'ascolto, però se li scrivo vuol dire che secondo me sono importanti e soprattutto sono cose sulle quali vi invito a riflettere. Poi sarà necessario un ascolto ulteriore, eh? Quello che ascoltate adesso in questo momento. Io caricherò l'intervento sul canale e lo potete risentire. Nell'articolo si legge: l'immagine simbolo delle lotte proprietarie debutta in un francobollo di Papa Bergoglio. L'immagine ripresa anche da Bernardo Bertolucci nel film 1900, forse molti di voi se lo ricorderanno. L'immagine simbolo del socialismo e della lotta del proletariato debutta in Vaticano sotto forma di francobollo, una emissione speciale per il giubileo delle Poste Vaticane. Si tratta di una prossima emissione in cui appare evidente la citazione iconografica tratta dal quarto stato, che è questo dipinto qua. In questi anni di pontificato, in diverse occasioni, Papa Bergoglio ha ricordato che non è stato di certo Marx ad aver elaborato per primo il concetto della collettivizzazione, visto che è il Vangelo stesso ad aver indicato ai primi cristiani il percorso della destinazione dei beni per le esigenze della comunità. Io qui preciso: a sentire Mauro Billino, in effetti si trattava di vere e proprie donazioni forzate, tra virgolette, per coloro che volevano entrare nella comunità o gruppo, o meglio ordine iniziatico. Sembra che Gesù fosse un rabbino, quindi ebreo esseno, appartenente all'ordine dei Melchizedek. Nella versione di King George, la prima versione della Bibbia tradotta, e che io cito nella trilogia, la trilogia è un libro che vi dice tante cose importanti, nei Salmi 110:4 si nomina Melchizedek come rappresentante della linea sacerdotale attraverso la quale fu ordinato un futuro re della linea davidica di Israele. Il sacerdozio, quindi è un ordine iniziatico di Melchizedek, è un ruolo nelle religioni ebraimiche, modellato su Melchizedek, che combina la duplice posizione di re e sacerdote. Questo qui è stato ripreso da Wikipedia. Scrivo ancora: curioso verificare che la stessa donazione devono fare coloro che vogliono entrare nell'ordine dei gesuiti, i quali devono donare tutto ciò che hanno non all'ordine del Sacro Cuore di Gesù, ma al Papa Nero, oggi il Papa Generale, il Generale Superiore, Papa Nero, che si chiama oggi Arturo Marcellino Sosa Abascal, venezuelano, come è scritto nel libro di History of the Jesuit 1 e 2, il libro, la,
la storia dei Gesuiti, volume 1 e 2, scritto da Andrew Stamitz, scritto nel 1848. Per quello che mi riguarda, è il più importante libro mai scritto sulla società di Gesù. A proposito, ascoltatemi bene, una domanda per voi. A proposito, sapete che esiste anche un papa grigio? Qui abbiamo visto che c'è un papa bianco, in questo caso il cardinale papa di Roma, Francesco. Abbiamo visto che c'è un papa nero, che è il generale superiore dell'ordine dei Gesuiti, e ho scoperto recentemente, anche io sono sempre alla scoperta di cose, perché ormai con internet, insomma, le cose si sanno se si vogliono proprio sapere. Esiste un papa nero, grigio. Sapete come si chiama? C'è nessuno che sa come si chiama? Papa grigio. Una domanda per voi, Forse Orsini? Brava, bravissima. Chi sei te? Chi sei? Sono io, Isabella. Isabella. Chi l'ha detto? Te? Isabella? Bravi, bravi. Sì, l'ho detto io. Isabella si documenta. Sai tante cose, Isabella, complimenti. Sì, Papa Orsini, Papa Orsini, la famosa famiglia Orsini, no, se volete. Ecco, probabilmente queste famiglie qui, che originariamente si dice che vengono da Roma, no? Perché la maggior parte delle famiglie più importanti, che noi non le sappiamo queste cose, nel corso degli anni molte hanno anche cambiato nome, vengono da Roma, dall'impero romano. Non pensate che più di 1000 famiglie, che erano le famiglie patrizie, stimate, mi sembra di aver letto, che parte dai 500 alle 1000 famiglie, si siano estinte così, perché loro avevano soldi, l'impero è crollato, ma loro non sono mica crollati, loro avevano riserve di oro, argento, beni a non finire. Si sono poi riciclate, molte di loro sono entrate a costituire il Vaticano, sono entrate a far parte della struttura del Vaticano e quindi della Chiesa Cattolica. Quindi il loro, tra virgolette, dominio nascosto, si parla anche dei banchi, poi sono diventati banchieri a Venezia, banchieri a Genova, i medici, poi si sono trasferiti in Germania, sono diventati Warburg, da lì sono andati in Olanda, poi sono andati in Inghilterra con i Rothschild, sono andati in America, sono sempre loro. Secondo me vengono tutti da loro. Questa è una mia considerazione, prendetela per quello che vale. Quindi ho scoperto che esiste anche il Papa Orsini, non ci sono molte informazioni, sarà interessante vedere se nel futuro si sa qualcosa di più. Ma ritorniamo a quello che si diceva. A questo punto, una volta estinti i debiti, per l'esempio che abbiamo fatto, rimangono circa 400.000 euro, che noi divideremo in 50 e 50. I primi 200.000 li investirai in beni tangibili primari, oro e metalli preziosi. Comprali dove vuoi. Non raccomando troppo oro sfuso per le ragioni presentate nel report. Se volete, siccome anche chi era Laura, ma aveva fatto una, non Laura, Lucia, ha fatto una domanda prima, perché io non raccomando l'oro sfuso, se mi sfugge me lo ricordate, vi spiego perché non raccomando l'oro sfuso, non troppo perlomeno. Gli altri 200 li utilizzerei per vivere, allestire un piano B, magari con fuga in Tanzania, per le emergenze tipo scoppio della terza guerra mondiale, che non deve scoppiare, perché è già scoppiata, è in corso, è partita in Ucraina e adesso si è spostata in Medio Oriente, perché come previsto 150 anni fa la terza guerra mondiale sarà in Medio Oriente e sarà tra i due schieramenti, causata da Israele, per la questione di Israele ovviamente, Gaza eccetera, e sarà un conflitto tra le comunità diciamo musulmane e quelle cristiane.
eventuali crisi economiche, magari comprando anche un po', parlo dell'utilizzo di questi 200.000 euro che rimangono, no? Magari comprando un po' di Bitcoin o monete digitali emergenti, con un fino a un massimo di 20-25%. Ho fatto degli interventi anche su Bitcoin spiegando i pro e i contro. Vi invito, che trovate sempre sul mio canale di YouTube sotto Massimo Michele Guerrieri. Il tutto a mente aperta, senza pregiudizi di sorta. Sapete che non amo il mondo di Wall Street. In passato vi ho detto che sarebbe stata una buona idea investire comprando Ripple. Te lo ricordi, Duilio, che abbiamo parlato? Ebbene, cito da Google, Ripple è sulla buona strada, ma la partita non è ancora vinta. La prima e più significativa vittoria legale per la Ripple è stata straordinaria, anche se parziale. Il giudice Annalisa Torres ha stabilito che la Ripple non ha violato le leggi esistenti sui titoli vendendo HPR, che sarebbe proprio una moneta digitale prodotta dalla Ripple, in borsa, dando agli acquirenti la possibilità di investire. Ma ha infranto la legge quando ha venduto token, cioè gli stessi, direttamente alle istituzioni. L'HPR della Ripple è balzato oltre il 7% dopo che la SEC, la Security Exchange Commission, ha archiviato la causa contro i due dirigenti della Ripple Lab. Avete capito bene? Chi vuole maggiori informazioni sulla Ripple va su internet, digita Ripple, mi sembra che sia .com o .org, o non ricordo, forse .com, e lì trova tutte le informazioni. Scusa, io non ho capito bene questo nome, puoi fare lo spelling? Sì, in italiano è RIPPLE, Rimini, Imperia, Padova, Padova, Livorno, Empoli. Ripple. E la moneta si chiama X Roma Padova. E poi c'è anche un'altra moneta, un altro nome. Continuo. Il vaglio, attenti a quello che dico adesso. Il vaglio della SEC, che è la Security Exchange Commission, quella istituzione, la volta scorsa ho sbagliato, ho detto Londra, ovviamente è a New York, la SEC è a New York, è che è lì a salvaguardare tutto quello che ruota intorno ai finanziamenti in moneta. La gran parte delle nazioni del mondo sono quotate alla SEC, perché siccome sono tutti indebitati, quando hanno bisogno di soldi bussano alla borsa, alla porta della SEC e chiedono milioni di dollari, come è scritto nel, come è successo per l'Italia nel 2020. Io ho tutto documentato queste cose qui, In Italia ve lo dico solo io queste cose, in uno degli interventi che ho fatto, va bene? Dico, il vaglio della SEC vale per tutte le monete digitali, americane e non, eccetto i Bitcoin, che seppur monete digitali non sono passati prima di essere introdotti nel mercato né al vaglio della SEC né al vaglio di quello della FTC, Federal Trade Commission. Mi chiedo perché io ho parlato del Bitcoin e ho spiegato perché. Quando ho parlato del Bitcoin ho anche forse spiegato perché. Per me, dal punto di vista simbolico, perlomeno l'ho spiegato. Andatevelo ad ascoltare. In conclusione, questo è a mio avviso ciò che si dovrebbe fare. In primis per i Novax, gli untori, quindi immagino gran parte di coloro che adesso stanno seguendo, e coloro che hanno veramente capito che cosa accadrà da qui al 2030, perché c'è una prima fase che finisce nel 2025 e una seconda che arriva sicuramente fino al 2030, che è l'agenda 2030, di cui dovreste sapere. Ma nessun allarmismo, ovviamente, è necessario rimanere calmi, lucidi e non farci prendere dal panico qualsiasi cosa accada. Ricordo però che prevenire è meglio che curare. E come Manny Piol disse, solo la conoscenza ti renderà libero. Ecco,
io il mio intervento l'ho finito, scusate se vi ho detto tante cose, come detto vi invito a un riascolto magari un pochino più attento, ma la conclusione di tutto quello che abbiamo detto per quello che riguarda questo secondo punto è che in un momento di transizione molto delicato come questo, mi chiedo, è saggio non fare niente? Secondo me no. Secondo me in questo momento molto particolare, in cui potrebbe succedere tutto, anche che tra poco non si possieda più niente, e guardate, non sto scherzando, in un libro che mi è stato suggerito sempre da Diego, che gli voglio bene, però mi fa lavorare non so quanto, cosa che io farei volontariamente a meno, però sono cose troppo interessanti per la mia conoscenza, io faccio queste cose, faccio per me. In un recente libro pubblicato pochi mesi fa, 2023, che si chiama The Great Ticket, che vorrebbe dire in inglese la grande presa, che però nel senso poi del libro vuol dire il grande furto, risulterebbe che già a partire dagli anni 50, premesso dopo la seconda guerra mondiale, ma anche prima, vi dico io, stanno i grandi, i nostri controllori, i master, gli illuminati, chiamateli come volete, no? Cioè lo strato superiore dell'elite che controlla tutto e definisce le scelte centinaia di anni prima che avvengano, cioè loro pianificano tutto quello che succede adesso, è stato appunto pianificato probabilmente 50 anni fa, 100 anni fa. Noi queste cose non le sappiamo e pensiamo che siano normali che succedano, no, sono quasi tutte le cose importanti, sono predeterminate a tavolino da questi comitati esclusivi di lavoro, risulterebbe che in pochi anni, probabilmente dopo il grande reset, noi non possederemo più niente. Ma io vi invito a ragionare anche su questa cosa qui. Molti di voi conosceranno l'inglese. Che cosa vuol dire grande reset? Grande reset per chi lavora nel computer vuol dire azzeramento, ripartenza da capo, no? Che computer ogni tanto, come i telefoni, vanno risettati. Ma risettare, loro risettano tutto. Che vuol dire? Vuol dire che ci sarà un risettamento, un cambiamento, per cui tutte le nostre proprietà passeranno a loro. Speriamo che mi sbagli, ma io penso di aver capito che è quello che stanno cercando di fare. Quindi poi a noi ci daranno il reddito di cittadinanza, tanti contentini in tante maniere diverse, ma poi dopo ci metteranno all'interno di una smart city dalla quale non potremo quasi mai più uscire. Io parlo soprattutto del mondo occidentale. Io, vivendo in Africa, probabilmente non le vedrò queste cose qui, perché in Africa probabilmente capiteranno, se le fanno, tra 50 anni. E quindi io sarò già bene morto, spero. Spero di non vederle. Sono venuto qua anche per questa cosa qui. Comunque, voi nelle città occidentali vivrete in queste smart city in cui non avrete niente. Avrete tutto a disposizione, tutto, però dalla quale non potrete uscire. Non potrete fare grandi business perché comunque vi limiteranno nella possibilità di fare business, per cui non sarà più conveniente farlo. Avrete un tetto per tutte le transazioni e acquisizioni che volete fare, magari con un limite territoriale, per cui il grande problema che io vedo, per esempio, per chi vuol comprare oro, lavorando io con un'azienda tedesca, è capace che ti diranno no. C'è un tetto, più di 3.000 euro al mese non puoi comprare oro, e uno che deve fare un certo, si è deciso alla fin fine, deve fare un certo tipo di investimenti in oro, quando ci sarà il cambio sulle monete digitali non potrà farlo perché c'è un limite mensile di 3.000 dollari, 3.000 euro, quelli che sono, oppure 5.000. Ci sarà sicuramente, ricordatevi, un tetto giornaliero, così come succede con le carte di credito, identico, e un tetto mensile, oltre il quale non potrete comprare al di fuori di un certo territorio.
immaginatevi se dovete un domani trasferire soldi venendo per venire in Africa, oppure andare in Asia o andare da un'altra parte. Non potrete più farlo, io ve lo dico. E non potrete più farlo, soprattutto se non avete il certificato vaccinale. Quindi, chi è all'ascolto deve maturare l'idea che senza certificato vaccinale, adesso per il Covid, ma successivamente per tutte le altre pandemie che il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità vorrà chiamare nel corso dei prossimi anni, senza dover interpellare nessuno, questa decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non l'ha ancora presa, è prevista per il maggio del 2024, senza guerre voi non potete fare niente. Chi mi conosce sa che adesso è a disposizione qua, però di questo parlo solo in privato, non ne posso parlare troppo in pubblico. Seconda cosa evidente, quindi il discorso è chiaro, no? Vedete voi come gestire le cose, però le mie conclusioni sono queste. 50-50, il 50% andrebbe investito in un asset certo, certo per noi e certo per i nostri nipoti, perché l'oro e argento, noi moriamo i nostri figli, i nostri nipoti lo troveranno e sarà ancora rivalutato, quindi il potere di acquisto sarà mantenuto. Se poi saremo in regime di monete digitali, non mi chiedete a me qual è la soluzione, perché la soluzione non ce l'ho. Non ci posso fare niente. Allora hanno deciso così. Io mi posso soltanto limitare, per quello che posso aver capito io, a darvi dei suggerimenti per limitare i danni. Non posso cambiare il corso degli eventi, se no sarei Dio, sarei il dottor Maxi Panzalino. Primo punto. Gli altri 50%, se volete, grosso modo, li tenete a disposizione. Potete comprare, come ho già detto, un po' di Bitcoin se li volete comprare. Io non ho pregiudizi. Però il Bitcoin non è così decentralizzato, per quello che posso aver capito io, come dicono, non voglio entrare in termini tecnici, non mi interessa nemmeno, io mi sono fatto un'idea e non la cambio idea. Però lo potete comprare, non è che deve essere visto come il demonio, perché ha garanzie sufficienti che mi permette di dirvi che un 10-15% lo potete comprare. Poi, se crolla, no, non mi venite a cercare me, perché io non posso suggerire in questo momento, con il grande reset può crollare anche il Bitcoin. Poi, fino adesso non ha avuto nessuna competizione, ma dopo avrà la competizione di tutte le monete digitali delle nazioni, più quelle delle altre monete digitali, che sono più di 20.000, che si stanno producendo, garantite da niente. Quindi le monete che prevarranno sono quelle che fanno un marketing migliore. Io, siccome sono un minimo di marketing, ci chiappo, è quelle che vengono pompate di più, che hanno più poco maggiori investimenti da chi entra e compra la moneta digitale, naturalmente la può portare a livelli astronomici, comincia a ingaggiare giornalisti che scrivono su riviste, come si dice, celebrity che ne cominciano a parlare nei propri interventi, sarebbero anche tutte cose illegali, ma le fanno. Vagli a dire qualcosa a Madonna, che sarà quella che vuole, per dire, no, per fare un esempio. Il mondo è fatto così e noi non si può cambiare, bisogna soltanto essere intelligenti a sufficienza per capire che loro fanno i loro interessi e, santo Dio, noi dovremmo fare i nostri in maniera intelligente, legale e soprattutto per tempo, perché poi dopo è troppo tardi. Arrivo e concludo a quello che vi volevo dire, che vi ho già letto, e cioè che grazie alla situazione che si è creata oggi abbiamo ancora la possibilità di fare la magia attraverso il concetto della transustanziazione. La transustanziazione, ho usato un termine, insomma, in maniera esagerata. La transustanziazione la spiego
nella trilogia, nella Sprego del Report, è una cosa un po' diversa. Diciamo, nella trasformazione, nell'acquisto dell'oro utilizzando euro, perché gli euro non sono nostri, sono della banca centrale e ce li possono richiamare quando vogliono. Mentre una volta comprato l'oro, l'oro è nostro. Poi si può discutere tante cose, però l'oro è nostro ed è in un caveau di alta sicurezza e garantito dalla legge internazionale del trust, per cui nessuno lo può toccare. Quando rastrellarono l'oro nel 33 in America, non rastrellarono mica l'oro nei caveau delle banche centrali, ma figuratevi, rastrellarono quello dei poveracci e rifaranno probabilmente la stessa cosa. Ecco una delle ragioni per le quali non suggerisco di comprare oro sfuso, perché quando comprate oro sfuso, se lo comprate in quantità superiori a 12.500 euro, dovete dichiararlo nella dichiarazione dei redditi, nel riquadro RW. Se ne comprate meno, non lo dovete dichiarare, ma dove lo comprate, il negozio dove lo comprate, deve mandare la fattura, la comunicazione dell'acquisto che avete fatto presso di lui, a un ente ufficiale che è lì e che controlla tutte queste cose, che io specifico bene bene nel report. Perché io queste cose ve le dico, ma sono quasi tutte nel report. Quindi il vero concetto dell'oro monetine o dell'argento monetine è quello che se un domani succede qualche cosa e l'oro non è più, scusate, le monete non sono più in corso, abbiamo la possibilità di comprare il pane, abbiamo la possibilità di barattare utilizzando l'oro che abbiamo noi in casa. Però ci sono dei rischi. Ve ne ho detto un altro è quello che uno compra 40, 50, 100 mila euro di oro, ma dove lo metti? Ci sono degli esperti che fino a pochi mesi fa, adesso so che non lo dicono più, forse hanno ascoltato i miei interventi, ci sono degli esperti che suggerivano di seppellirlo in giardino. Ma dico, ma come si fa a suggerire una cosa così? Se seppellisci 100.000 o 200.000 euro d'oro, di monete, in giardino, ma bisogna essere fuori di testa. Ma come fa un consulente con minimo di buon senso a suggerire una cosa così? Però te lo devi comunque mettere in un caveau in casa, o in un caveau della banca centrale, con tutti i rischi che questo comporta. In casa te lo possono sempre fregare. 2 anni fa o 3 anni fa hanno svaligiato tutto in casa di mia sorella. Hanno fatto tutto in 5 minuti. Si sono assentati non più di 10 minuti. In 10 minuti sono tornati a casa. C'è più niente nella casa forte. Io non voglio vivere, grazie a Dio non ero in Italia, non voglio vivere in un incubo del genere. Ma non ci penso nemmeno, pago un istituto, un caveau, insomma una banca, qualcuno, con quei rischi che comporta, non mi interessa, ma non lo tengo in casa. Questo è un suggerimento di buon senso. Però non ci posso comprare 40, 50, 100, no, secondo me è troppo. Poi c'è un altro aspetto, uno che vuole mettere insieme un piano B. Parlavo ieri con un amico che mi diceva, io c'ho un sacco d'oro, adesso vi dico dove, perché non voglio fare nomi, mi sono trasferito dall'Italia, sono in un altro paese in Europa, ma ho in carico quest'oro. E mi dico, come si può fare con quest'oro? Cioè, vi diventa una palla al piede. Adesso io c'ho da inventarmi qualcosa per lui, perché per tutta una serie di ragioni, spesso e volentieri, non lo possono riportare in Italia, perché è oro. Magari comprato in Svizzera o argento comprato in Svizzera, come nel suo caso, la Svizzera ha un'IVA del 6%, l'IVA sull'argento è del 20%, e quindi c'è il problema che non lo può vendere in Italia, perché c'è il problema, ci dovrebbe pagare lì, venite fuori, poi c'è la plusvalenza. C'è un'altra cliente che ha comprato oro tanti anni fa, che siamo andati avanti è venuta anche qua a trovarmi, non faccio il nome, ogni tanto mi seguo ancora, è venuta qua a trovarmi e quando venne dissi,
ma quando l'hai comprato l'oro, stai attenta alla plusvalenza. Ve lo dico anche a voi, se avete oro sfuso e l'avete comprato, devi stare attenti alla plusvalenza. Ma io legalmente ho la soluzione a questa cosa qui, però bisogna lavorarci e bisogna che abbiate la fiducia di chiamarmi, di contattarmi. Ripeto, io non faccio mai cose illegali, mai. Però allo stesso tempo mi devo difendere, no? Da un sistema che non mi dà nessuna possibilità, perché Bill Gates l'ha detto chiaramente: non avrete nessuna possibilità, vi dovrete vaccinare. Ora, di fronte a un'uscita di questo tipo, che lui ha ripetuto ormai tante volte e che io non condivido, scusami, io cerco di difendermi, no? O devo star lì senza fare niente? E tutti voi dovreste avere l'intelligenza di passare all'azione, almeno per quelle cose che potete fare, santo Dio, di farle, perché tanto che vi piaccia che non vi piaccia, il QR ce lo dovete avere. O vi fate vaccinare e vi fate il segno della croce, con quello che comporta, o se no dovete trovare questo benedetto QR da qualche parte. State attenti, perché i QR rilasciati in Albania, quelli rilasciati dai medici, così, un po' fretta e furia, non esisteranno più con la prossima pandemia. Scordatevi. Dovranno essere rilasciati soltanto da enti o ospedali autorizzati dal Ministero della Sanità. E basta, perché queste saranno disposizioni che verranno dall'alto, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, saranno per tutti le stesse, e questo in un certo senso è un vantaggio, cioè tutte le nazioni che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi che firmeranno l'accordo, ogni delegato poi dovrà firmare questo accordo, che gli piaccia o che non gli piaccia, se no il paese diventerà un paese terroristi immediatamente. Siccome i paesi occidentali non si può esporre il paese a un rischio del genere, tutti dovranno sottoscrivere. Però allo stesso tempo chi non è contrario dovrà pure difendersi, no? O dobbiamo accettare tutto, tutti dicendo, facendo niente e così, e poi dopo ci lamentiamo delle cose. Prima bisogna individuare le problematiche, passare a cercare di fare il possibile per limitare i danni, sia dal punto di vista patrimoniale, ve l'ho appena spiegato, sia dal punto di vista del QR, sia dal punto di vista del piano B, e a quel punto abbiamo la coscienza a posto. Almeno abbiamo fatto quello che si poteva fare. Capite quello che voglio dire? E vi faccio un'ultima considerazione, ne ho parlato tante volte anche in passato. Ma se non lo facciamo per noi, facciamolo per i nostri figli. Io, scusate, non voglio parlare di voi, ci sono molte persone, l'ho detto tante volte questa volta, che mi seguono da poco. Ma io quando ho preso e sono andato in America, ci ho impiegato 5 anni per sistemare tutte le cose, perché avevamo case, proprietà, azienda in Italia. Ci ho impiegato 5 anni, dal 95, quando ho deciso. E vi posso anche dare la data in cui ho deciso nel novembre del 2000, scusate, nel 95, quando fu mandato l'avviso di garanzia a Berlusconi, la prima volta nella storia che dei magistrati si sono permessi di mandare un avviso di garanzia a un primo ministro di una nazione importante come quella dell'Italia. Non è mai successo prima nella storia. Questo non ve l'ha mai detto nessuno. E io quando ho visto una cosa, ma non perché io straveda per Berlusconi, non è questo punto. Io mi sono detto, che cazzo di paese è questo? Ma come posso mai succedere una cosa del genere? È chiaro che Berlusconi in tante cose aveva una visione diversa. Era amico di Putin, aveva capito che era inutile stare a fare beghe, insomma, molti di voi avranno capito, Berlusconi era uno che poi è anche molto pratico, business, l'interesse evidentemente della tutela delle proprie aziende prima di tutto, ma anche dell'Italia. E avete visto la fine che ha fatto, e poi ha dovuto mollare.
pianeta monarca. Va bene? Ora, di nuovo, lasciamo perdere il discorso di quello scorso. Ma io questa operazione qui l'ho fatta per portare i figli fuori dall'Italia, in America. Ho detto, no, qui basta, andiamo, si va a studiare in America, vi mettete, fate la posizione in America, finita così, senza considerare tutte le problematiche che avevo già avuto nel lavoro, no? Perché io mi ero reso conto che in Italia odiano chi vuole fare impresa. In Italia l'impresa la fanno soltanto i raccomandati, le grandi imprese che sono sopravvissute all'autunno caldo del 29 e che sono tutte aziende, erano tutte già aziende stracotte, però siccome hanno questi agganci politici loro sono sopravvissute, hanno pagato i vari sindacati, perdonatemi se c'è qualche sindacalista all'ascolto, se dico delle cose che possono essere magari un po' così, ma io le ho vissute con la mia famiglia e io vi dico sempre la verità. Sindacalisti di tutti i tre gruppi hanno pagato loro e non hanno picchettato l'azienda. Mio papà e mia mamma non hanno pagato né il Partito Comunista, né la Democrazia Cristiana, né il Partito Socialista, né i sindacati e hanno perso l'azienda. Quindi, quali sono le aziende che poi sono sopravvissute in Italia dopo il 68? L'azienda dei farabutti, l'azienda dei corrotti? E sono ancora lì. L'Italia è un paese così. Cosa credete? Ecco perché poi a un certo punto anche io ho detto no, andiamo a fare business da un'altra parte, perché è inutile che vi racconti tutte le problematiche quando uno fa business. Se uno fa business vero lo sa che dico la verità. Sa che ha bisogno delle manda piccone. Perché in Italia ha bisogno di una raccomandazione. Quando vai all'ambasciata italiana in giro per il mondo, dico, ma lei chi lo manda? Ti fanno. Se non hai una raccomandazione, non ti ricevono nemmeno. Ma pensate che scherzi. Guardate, funziona così. Andate in giro per il mondo. Informatevi. L'Italia è un paese straordinario per tantissime cose, però purtroppo c'è questa cosa qui. Quindi, non drammatizziamo. Non cerchiamo di rimanere lucidi, io faccio questi interventi, la consulenza sull'oro è completamente gratuita, non c'è la consulenza sul piano B personalizzata ed ha un certo costo, ma è un costo ridicolo perché in definitiva vi costa $140. Appunto, sono a disposizione. Tutto il tempo che volete, compatibilmente all'impegno. Ecco, il mio intervento finisce qui. Gran parte di queste cose qui, ovviamente, siccome sono tantissime cose, poi saranno riviste anche negli interventi futuri, per esempio quello di lunedì, Flavio è all'ascolto sul canale Fuga dalle Banche di YouTube alle 20, quindi se volete ancora in parte le rivedremo lunedì sera. Ma i punti centrali sono questi qui che dobbiamo affrontare, che dovete affrontare, perché io li ho in un certo senso affrontati, diciamo, in parte risolti. Il mio intervento finisce qui, adesso sono a disposizione, abbiamo già fatto un bel po', è uno degli interventi più lunghi che ho fatto, però ho ritenuto necessario farlo, perché sono cose, credo, abbastanza importanti sulle quali dovete riflettere. Prego. Quando uscirà il tuo nuovo libro, quello che stai scrivendo, sulle tue ricerche? Allora, Duilio, dunque, il libro sarebbe poi il quarto volume della trilogia, che non doveva essere scritto, perché io mi ero ripromesso di non fare niente, ma anche per una ragione molto semplice. Io ho tutto il materiale, il computer grafico, ancora tutto a New York. Io mi sono spostato in fretta e furia in Tanzania, e c'ho un mini Mac e mi sono organizzato un pochino alla meglio, quindi non ho tutti i programmi, no, che ho utilizzato per poi pubblicare il libro su Amazon, che hai chiesto naturalmente un grossissimo lavoro, però
background per 20 anni nella pubblicità, ho fatto praticamente tutto da me. Allora cosa può succedere? Può succedere che mi sarei convinto di farmi spedire il libro, il libro e tutto ciò che mi serve per la realizzazione di questo quarto volume. Se ce la faccio, o faccio spedire tutto entro la fine di novembre o al più tardi fine di dicembre, tempo di riorganizzarmi un attimino qui, di rivedere tutte le cose, se tutto va bene, nel marzo del 2024 dovrebbe uscire il quarto volume, che ovviamente sarà la prosecuzione, direi in un certo senso anche le conclusioni, perché nel quarto volume, allora, quando si parla di fatti storici, noi bisogna considerare una cosa molto importante, che la certezza assoluta non ce l'abbiamo mai. Perché si parla di fatti storici, magari uno legge un libro, uno dice una cosa, quell'altro dice un'altra. Quindi uno deve leggere, diciamo, il più possibile a 360 gradi, sperando poi alla fine di riuscire a capire qualche cosa. Quindi è evidente che il condizionale è sempre d'obbligo, però in questo quarto volume, avvalendomi principalmente di fatti storici e di dichiarazioni che loro in prima persona hanno fatto, io vi dirò delle conclusioni a chi c'è, secondo me, almeno a un certo livello, e chi dirige tutta sta baracca del nuovo ordine mondiale, chi c'è dietro al nuovo ordine mondiale. Ovviamente io non posso parlare dei grandi maestri, quelli si dovrebbero manifestare nel marzo intorno del 2025, io forse nel 2025 tutti, man mano le informazioni anche per me vengono fuori, no? Perché è come un film che abbiamo visto il primo tempo, un po' del primo tempo, che poi si sta dipanando nel corso degli anni. Molte delle cose che ho detto nelle conclusioni del terzo volume si stanno realizzando, anche proprio in tutta la trilogia si stanno realizzando, però non saranno conclusioni certe, però ci saranno tutta una serie di informazioni per cui se non sono quelli, sono quelli. E quindi è il lavoro nell'insieme, che è comunque un lavoro unico, quello mi risulta, in Italia non l'ha certamente fatto nessuno. Parlo di autori che sono quasi completamente sconosciuti agli intellettuali italiani. Infatti, come vedete, ormai non mi chiama più nessuno, perché devo parlare di cose di cui loro non sanno niente praticamente, e preferiscono, ora che parlo anche di simbologia, non chiamarmi più, perché la simbologia è un po' un tabù, no? Di simbologia possono parlare soltanto gli iniziati, nella maniera in cui loro possono parlare. Che mica ti dicono tutta la verità, ti dicono una parte della verità, non te la possono dire tutta, perché sono informazioni, sono quelle che sono considerate i segreti della massoneria. Quando si parla di massoneria, dei segreti della massoneria, si deve parlare, per quello che riguarda le massonerie, diciamo, conosciute, più conosciute, di segreti collegati alla simbologia, mentre invece ci sono altri segreti, quelli del Vaticano, che invece lì, se tu avessi accesso veramente ai segreti del Vaticano, ci sarebbe da riscrivere completamente tutta la storia sul genere umano. Quindi ti ho dato una risposta a Duilio, credo, no? Speriamo di farcela. La mia preoccupazione più grossa è che il computer si danneggi nel trasporto. Portare un computer così, con altre cosettine che mi servono, mi costerà probabilmente di sicuro più di 500 euro. Diciamo che è un investimento in conoscenza. Altre domande? Sono allora, Giambattista. Prego. Senti. Qual è il modo migliore per contattarti privatamente? Allora, mi scrivi a MM Guerrieri, mio cognome Guerrieri, no? @yahoo.com.
Okay. Oppure, e poi... oppure mi scrivi via tramite il canale, il mio canale di consulenza oro. Ok, o, sulla... Oppure Dottor Max, mi cerchi come Dottor Max, mi dovresti riuscire a scrivere. Flavio, so che sei in onda, non ti voglio disturbare, anzi Flavio ci ha lasciato proprio in questo momento, che canali me li ha creati lui? Io non sono un grande esperto. No, ecco, scrivi, provate a cercarmi, provate a mandare un messaggio. Tutti coloro che ricevono, aspetta Giambattista, facciamo una cosa, sì. Se io adesso ti mando un messaggio, assieme a te dovresti essere già, se te sei, chi è iscritto al canale, mi può scrivere, no? Santo Dio. Sì. Sei iscritto al canale Giambattista, mi devi poter scrivere anche sul canale, giusto? Sì, Consulenza Oro, Tanzania, sono iscritto sì, a prova a scrivermi canale. Subito, scrivimi sì. Subito. Su questo? E ti dico se ricevo un messaggio. Sì. Sì, d'accordo. Volevo cominciare a, cioè, avere delle informazioni, insomma, perché vabbè, comunque ti seguo anche l'altra sera con Fabio, cos'è fuori dalle banche, non so, eccetera, capito? Quindi però adesso volevo... Vuoi passare all'azione? Vuoi passare all'azione? Parlare quello che di qualcosa. Tutti dovreste fare. Ecco. Sì. Io appena vi lascio, scusami Giambattista, ti sento a tratti. Devo cominciare a capire e poi ti spiego. Perché, va bene? Sì. Sì, benissimo, ti dicevo, mi puoi mandare un messaggino, se, quasi tutti usate WhatsApp, no? WhatsApp è il sistema che per comunicare funziona meglio qui. Sì. Telegram tante volte non c'ho ricezione. Mi mettete il telefono, il mio telefono lo trovate anche sul canale, lo metto sempre, il canale è un telefono di WhatsApp, mi potete scrivere anche tramite WhatsApp, mi contattate e poi ci sentiamo. Ok, sì. Vabbè, altre domande? D'accordo. Fatemi magari delle domande, benissimo Giambattista, delle domande in relazione a quello che vi ho detto, no? È tutto chiaro? Avete delle domande? Vi ho detto delle cose che non conoscete? È molto importante riuscire a creare un rapporto domande e risposte. Capite? Perché io vi ho detto tante cose che sicuramente non conoscete. E quando io, per esempio, faccio il lavoro, no? Faccio il lavoro e me leggo una cosa e me leggo un nome di qualcuno che io non conosco, ma sapete, io immediatamente vado su Google, no? E guardo chi è quel soggetto lì, o se è un libro, guardo il titolo del libro, cerco di capire. Se no, ho come un ascolto di primo livello, no? Superficiale. E poi dopo mi dimentico tutto perché non ho approfondito niente. Qui è importante capire i concetti che sottostanno all'euro e alla creazione della comunità europea. Perché se uno non capisce questi, e dopo è difficile fare delle scelte. L'euro, la comunità, l'euro, la Banca Centrale Europea, non ha niente a che fare con gli stati europei. È un trust. È costituita come trust. I componenti di questa di queste commissioni, di queste istituzioni, non rispondono agli stati nazionali, non è la nostra banca. Capite la gravità di questa cosa? Non potrà mai fare i nostri interessi. Stesso discorso per la Federal Reserve in America. Mi sono rivisto un libro molto famoso, scritto da un signore che si chiama Melvin Stamper, e chi legge l'inglese ve lo raccomando, si intitola Fruit from a Poison's Tree, frutti da un albero velenoso. Qui c'è scritto tutta la storia dell'America, un libro fondamentale. Se uno non legge un libro così, è inutile che parli degli Stati Uniti, deve tacere, non sa niente di niente, partire dai giornalisti.
pagati dalla Federal Reserve per venderci il sogno americano, il dollaro. Tutte balle, sono tutte istituzioni private. L'America è fallita almeno due volte, dopo la guerra civile e nel 33. Lo sapevate? Ho scritto questo libro qui. E supportati da documenti del congresso americano. Poi probabilmente è fallita un'altra volta. Probabilmente dopo è fallita un'altra volta. Ci sono tantissime cose da approfondire. Non sappiamo niente, io ve lo dico. La maggior parte delle informazioni, tutte le volte che io ho messo il naso in un argomento, anche una scienza, ho trovato cose, poi a un riscontro che non sono logiche, non sono vere. Ce l'hanno vendute come vere. Noi l'abbiamo presa perché siamo andati a scuola e ci hanno detto delle cose. In buona fede l'abbiamo presa, ma la maggior parte delle cose che ci ha raccontato, purtroppo, non sono la verità. Viviamo in un sistema più di menzogne che di verità. Ricordatevi quello che vi ho detto adesso, soprattutto per chi guarda la televisione. Io nella premessa del libro suggerisco di prendere la televisione e buttarla fuori dalla finestra. Questa è la migliore decisione, una delle migliori decisioni della vostra vita. Ad oggi c'è computer su computer, vedete, voglio avere telefonino, computer. Io sono super informato senza guardare mai la televisione. Dal 2004 non guardo più la televisione. E ho capito che per informarmi veramente avrei dovuto buttare la televisione fuori dalla finestra, cosa che ho fatto. Ora, sono più informato io o sono più informati coloro che guardano la televisione? Altre domande? Sì, buongiorno dottore Carlo. Buongiorno, grazie intanto della info. Molto interessanti. Certo. Vabbè, primo due cose. Il discorso di Bitcoin chiaramente non ha approfondito. Io solo ho avuto una informazione, diciamo così, fuori campo, che mi ha accennato che probabilmente, visto che il Bitcoin sembra stato creato sostanza dal sistema, sembra che a breve dicono, non so se sia attendibile, però dovrebbero farlo saltare. Ma al di là questa notizia, appunto, anche lei dice no. Se fate ripartite in proporzioni, insomma, non... Scusami Claudio, scusami, perdonami, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, scusami, sì, prego. Carlo, dimmi. Sì, a parte questa info che non so se sia vera, attendibile o meno. Ah, va bene. E l'altra cosa era una curiosità. Siccome ho dei conoscenti praticamente che anche loro hanno seguito piano B, hanno attivato il loro trust, tutta una serie di cose, e si erano spostati all'epoca come piano B in Spagna, adesso si sono trasferiti, che erano stati anni fa, in America, in specifico nella zona della Florida. Perché la Florida è stato, mi pare, l'unico stato, ad esempio, che è rimasto fuori dal discorso dell'obbligo vaccinale, ha una caratteristica un po' particolare rispetto a tutti gli altri stati americani, e perché anche loro, contano sul fatto che comunque in America ci sono molte e ottime possibilità anche di business, o comunque di fare una vita abbastanza... degna, diciamo, e comunque ha delle caratteristiche interessanti per tutta una serie di cose. E la curiosità era mia, insomma, in sostanza lei ha fatto la scelta di spostarsi addirittura dall'America, chiaramente New York non è diciamo la Florida, però comunque siamo sempre in America. E
come considera, perché questa scelta drastica non poteva, è sempre curiosità e poi se vuole dirlo sono lo stesso, perché non poteva spostarsi ad esempio in uno stato più, diciamo, neutro e invece poi la scelta di andare invece, di fare il salto proprio in Africa, in specifico Tanzania? Mi senti? Sentite, vero? Sì, allora, non so se ha sentito. Dunque, sì, grazie. Ecco, no, ho capito la domanda. Allora, dunque, probabilmente perché io, anche se la trilogia l'ho poi scritta, cioè l'ho messa insieme, no, in maniera concreta, pratica, durante la pandemia, io certe cose le avevo decidite 10 anni prima, capito? Cioè, il nuovo ordine mondiale non è una cosa che è nato con la pandemia. Tutti questi progetti che loro hanno in mente, no, sono cose che questi autori hanno, tra virgolette, denunciato 10, 20, 30 anni fa, che io ho scoperto andando in America. Quindi io avevo già digerito tutto. Io avevo già capito e forse ho già capito quello che succederà. L'America, l'America non esiste. Dico una cosa, sembra paradossale. L'America, gli Stati Uniti, la Costituzione, tutte queste belle cose che ci hanno venduto, non esiste niente. È una società privata a tutti gli effetti, come la Cina, come l'Italia, come l'Austria, come probabilmente la maggior parte delle nazioni al mondo. Ora, alcune sono ancora classificate sotto la SEC, però ora si stanno facendo furbi e l'hanno levate tutte, quindi alcune non sono riuscite a verificarle, va bene? È chiaro, no? Perché le cose stanno venendo fuori. Quindi no, il discorso mio è che ero già in età pensionabile, perché avevo già 63 anni, e non me la sono sentita di rimanere a New York, perché l'imposizione era tale per cui io non posso sopportare chi io ho fatto anche caratteriale mio, no? Io non posso sopportare uno che mi dice che mi scusate, andate via la linea. Un sistema che mi impone una vaccinazione, che mi impone tutta una serie di cose che io so per il mio background, perché io ho pubblicato una cosa medica, scientifica, quindi c'è un background anche nella medicina, l'ho pubblicato, non soltanto pubblicato, l'ho pubblicato su riviste scientifiche, te lo dire, non su Novella 2000, ho scritto un articolo su Magazine, è stata pubblicata su una rivista medica scientifica nel 2011 e poi è sotto brevetto, quindi ho il brevetto, poi sono 3 invenzioni insieme, che io ho messo tutte insieme, tre invenzioni singole, che io ho messo tutte insieme presso il governo americano, quindi io ho un minimo di nozione medico-scientifica per capire che si stava trattando di una cosa talmente grande sulla quale loro stavano lavorando da talmente tanto tempo e che spostarmi da New York in Florida avrebbe soltanto spostato il problema, ma non la risoluzione. Hanno deciso. Il governatore della Florida non ha deciso una caspita di niente. Hanno deciso a livello politico, per qualche ragione che noi sappiamo, di mantenere la Florida uno stato relativamente libero di fare certe cose. È un po' come dire che l'Ungheria ha ancora la propria moneta, oppure l'Inghilterra, come vi ho letto, che prima faceva parte della comunità europea, che poi gli inglesi sono entrati a far parte della comunità europea per controllare, no? Quello che facevano, chiaro. Che Rothschild devono sempre controllare tutto. E la banca centrale inglese, costituita nel 1684, è stata fondata da Rothschild. Hanno deciso di mantenere per qualche ragione la Florida come esperimento, a mio avviso, ma in qualsiasi ragione, in qualsiasi momento, se capita un'altra pandemia, la ripropongo. Poi io avevo il mio business, la mia attività
a New York. Vivevo con mio figlio, cosa faccio? Lascio mio figlio che può rimanere a New York e vado in Florida a fare che? Da solo. Io ho individuato, ho fatto una scelta di vita. Ho per fortuna avuto così la capacità, ma anche proprio la fortuna di scoprire che la Tanzania non aveva niente di tutto questo. Mi sono informato, ho avuto garanzie sufficienti per venire. Sono venuto per prova, diciamo così, ma sono venuto anche per rimanere. Quando poi sono venuto, sono arrivato con 5 valigioni, ho speso un sacco di soldi di valigie, perché sono venuto per rimanere. L'unico dubbio che avevo era quello riguardo al visto. Per fortuna, chi mi segue sa che io posso far ottenere una cosa che questa unica, nel mondo, non credo ci sia stato un qualcuno che ti può fare avere un visto come pensionato per soggetti, tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni, probabilmente anche 48, che hanno un minimo di soldi in tasca e vogliono venire in Tanzania, li posso far avere un visto come pensionati per 2 anni con un costo ridicolo. Ma vi devo garantire io, se no non lo ottenete, per 2 anni in 3 giorni, a dire tanto. Però dovete venire a fare la settimana investigativa e seguire tutta la procedura. Questo è quello che consiglio di fare. Poi qualcuno mi ha chiamato e mi dice: no, guarda, io qualche soldo. Qualcuno mi ha contattato ultimamente, mi ha detto: guarda, 3 giorni mi interessa, però io vorrei venire, fare solo il discorso della residenza e poi tornare in Italia, perché lo voglio fare soltanto come lascia passare, qualora succeda qualche cosa. Perché cosa succede se venite qua e avete la residenza qua, poi tornate in Italia? Qualsiasi cosa succeda, e voi risultate, non dovete dire niente, che se non c'è bisogno, non c'è bisogno, però non dovete rimanere qua come residenti. In linea di massima, tutti gli stati, le nazioni vogliono che risiedate almeno 6 mesi nel paese. In questo caso non funziona così in Tanzania, quindi potete fare tutto. Forse ti abbiamo perso, scusami. Sì, non si sente. E dottor Mazzo non si sente più. Scusate, andate via la linea. Vi dicevo, vi comprate un biglietto aereo e alla dogana, cioè all'aeroporto, vi devono far partire perché siete residenti in Tanzania, chiaro? Capite? Quindi molte persone mi hanno contattato e adesso mi sto organizzando anche magari per far fare queste visite flash di 3 o 4 giorni. Va bene lo stesso, uno non è libero di fare quello che vuole, paga quello che deve pagare e soprattutto è una persona seria. Perché io devo passare attraverso la consulenza che costa $140, perché io ho bisogno di vedere con chi parlo, perché per come ho organizzato le cose. Sono io che devo credere a me, che vuole essere sicuro che non siate delinquenti, e quindi io devo essere sicuro che sia una persona per bene. Però qua non ci porta. Nel momento in cui vedo che uno fa il furbo o dice non è una persona seria e precisa, io tante volte non lo lasciamo perdere, perché io non ho bisogno di avere problemi qua. Io devo fare le cose seguendo le leggi, seguendo quello che mi hanno suggerito di fare, secondo anche la mentalità, gli usi e i costumi che ci sono qua. Questo è per questo che c'è da fare questa piccola donazione, perché poi ci vuole tempo a fare tutto questo lavoro. Poi c'è un'altra piccola quota
va pagata nel momento in cui venite qua, perché allora vi devo spendere il mio tempo, una settimana piena, vi prendo, vi porto in giro qua nella mia zona, poi si va a Zanzibar, insomma c'è un certo discorso da fare, ecco, non si può fare gratuitamente, sinceramente non si può fare. Altre domande? Grazie. Prego. Un altro, dottore, proprio per questa cosa che ha appena detto. Adesso, l'altra volta le avevo spiegato che io avevo attivato un piano B per il discorso scuola, che ho dovuto lasciare il lavoro, insomma, prendere l'aspettativa. Avevo degli amici in Bulgaria e ho attivato quel piano B, nel senso ho spostato la residenza fiscale al momento lì. Però in effetti, come si diceva anche l'altra volta, siamo sempre in zona Europa e l'ideale potrebbe essere anche avere un piano B assolutamente interessante nella zona Africa, in questo caso specifico in Tanzania. Si può fare una seconda residenza, avere una seconda residenza? A quanto so, la residenza fiscale dovrebbe essere solo una. Però è fattibile secondo lei o no? È fattibilissima, perché come ti ho detto prima, non c'è nessun vincolo che tu rimanga qua. Quindi non c'è nessuno obbligo che tu comunichi niente a nessuno. Vieni qua, fai la residenza, che in questo caso è formale, che non c'è neanche indirizzo, non devi fare nessun contratto d'affitto, perché ti garantisco io, sennò servirebbe il contratto d'affitto. E poi rientri in Italia, non comunichi niente a nessuno e quindi sei residente in Italia a tutti gli effetti, anche perché poi vivi lì. Nel momento in poi invece in cui decidi di trasferirti qua, nel momento in cui dici la fisica, a un certo punto devi fare l'iscrizione all'AIRE, no? L'albo del residente, capito? Ma sì, è quella che... corso che dopo 6 mesi, c'è nessun obbligo, quando sei sicuro di rimanere lo fai. Sì, esatto, è quello che ho fatto, in effetti. Ti sento male. Ho aperto l'AIRE. Carlo, ti sento male. Sì, sì, stavo dicendo, è quello che ho fatto in Bulgaria, in effetti. Beh, ho aperto l'AIRE lì. Obbligo, quindi la risposta è sì, lo puoi venire a fare senza nessun tipo di problemi, ma non lo dici. Sì, va bene, va bene, va bene, però perdi i diritti. Grazie in Italia. Okay. Non è che perdi i diritti, però a un certo punto ti vengono sospesi i diritti di policy, la sanità. Nel momento in cui ti iscrivi, mi hanno detto, all'AIRE all'estero, la perdi in Italia. La puoi riattivare, devi andare ad un ufficio, che è un ufficio regionale, no? Dove c'è un ufficio che te spieghi la tua posizione e puoi dire, guardi, io vado avanti e indietro per lavoro e ci saranno varie possibilità. Non so esattamente quello che ti suggeriranno, però tieni presente che avendo fatto l'iscrizione all'AIRE in Bulgaria perdi la sanità in Italia. Questo è quello che mi hanno detto. Altre sì, domande? Sì, confermo. Domande? È successo così, in effetti. Ok. Ecco, sì. Bene. Ecco, abbiamo fatto 2 ore precise, è l'intervento più lungo che ho fatto su Consulenza Oro, e quindi direi di chiudere qua, ecco, se non avete altre domande possiamo anche chiudere. Io ringrazio soltanto perché sono sempre interventi molto, molto chiari, ma soprattutto un discorso molto, un quadro diciamo molto completo, perché magari qua e là informazioni su internet uno le trova anche, ma sono tutti degli input così a sé stanti. E invece devo dire che queste spiegazioni, queste lezioni, perché sono delle lezioni a tutte le effetti, le trovo sempre veramente molto interessanti e molto ben articolate. Grazie ancora
Chiedo solo un'ultima cosa veloce, se vi ricordi quali sono ringrazio. i periodi migliori per Sì, venire in dimmi. Tanzania, perché io purtroppo finora ho avuto problemi familiari, non sono riuscita, ma mi piacerebbe, non so, per esempio in primavera, quali sono i mesi migliori che mi puoi consigliare? Grazie. Allora, mi fai una domanda un po' particolare. Fino a poche settimane fa ti avrei detto qualsiasi momento è buono, forse a parte dicembre e gennaio, che sono mesi un pochino più umidi, va bene? Però è 3 settimane, come dicevo prima, che piove, 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 prima pioveva mai. Effettivamente adesso si sta rifacendo il tempo, no? Piovuto poco i primi 2 anni che sono venuto, evidentemente. Allora, il periodo migliore da febbraio, non mi starei a preoccupare troppo comunque della stagione delle piogge. Febbraio fino è tutto l'anno, ecco, io eviterei, un po' evitare comunque, una persona vuol venire, non è che la temperatura va su, 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 non va mai sulla temperatura più di tanto, e c'è soltanto un pochino più di umidità. Però magari voi vi sistemate in un resort con l'aria condizionata, non vi dovete stare a preoccupare troppo. Potete venire anche a gennaio. Ora a dicembre, tra l'altro, ho forse una cliente la prima settimana di dicembre, e poi dopo ci sono le feste. Andiamo automaticamente all'anno nuovo. Direi tutto l'anno da evitare la stagione delle piogge, quindi aprile, fine di aprile, prima settimana di maggio, e questa stagione qui adesso, che effettivamente si chiama delle piccole piogge, e che è in queste settimane qui, l'ultima settimana di ottobre, novembre, ecco questo periodo qui. Però non è che piova sempre, 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 fa questi scrosci forti, no? Che si fanno anche da noi, no? E poi dopo 10 minuti esce il sole, capito? Quindi non è che sia una cosa così drammatica. Quindi organizza tutto in relazione al tuo tempo e non ti stare a preoccupare, il mio suggerimento, non ti stare a preoccupare troppo del periodo. Grazie. Allora, Isabella, ti volevo comunque ringraziare perché mi hai fatto un bellissimo complimento. È esattamente l'obiettivo dei miei interventi, quello che hai detto, e quindi mi fa soltanto piacere. Ecco, ricordo che un'altra cosa è che stiamo cercando dei collaboratori, e devo dire che faccio molto più fatica a trovare collaboratori che a fare interventi, tutto il lavoro che devo fare. E sì, ci sono un paio di persone adesso interessate, ecco, qualcuno magari, l'ho detto tante volte, un assicuratore, un agente d'affari, un agente, scusate, un agente di viaggio, persone, anche un consulente, che insomma, ha dimestichezza nel parlare in pubblico, insomma, una certa personalità, e vuoi crearsi proprio un profilo unico in Italia, perché i consulenti, i veri consulenti di oro, non è contemplato dalla legislazione, non perché sia illegale, ma perché con lo stradominio delle banche e ti vogliono vendere moneta fiat, no? E quindi l'oro è andato nel dimenticatoio, non se ne parla più della Costituzione della Federal Reserve in America nel 1913. Sui giornali leggete poco, pochissimo di oro. È per questo che ha un valore, perché uno che inizia adesso, soprattutto se poi si dovesse spostare in un'altra nazione, è un lavoro tranquillo che te ti può fare come faccio io, no? Perché io sono riuscito a far partire questo progetto qui col dottor Manca 3 anni fa, vivendo a New York e lavorando con clienti italiani che non ho mai incontrato di persona, perché non ero presente in Italia. Quindi, se l'ho fatto io in questa maniera qui, dovrebbe essere molto più facile farlo per uno che vive in Italia, no? Con altri italiani. Cioè, ecco, questo che dico io. Ora, magari io un po' di pratica in certe cose ce l'ho, però non è che sia un fenomeno. Però bisogna studiare. Ecco, il problema che vedo di più è che bisogna studiare, bisogna mettersi lì, leggere il report, che lì sul mio sito, no? Menteaperta.net, e poi dopo bisogna sentire l'intervento del dottor Max, e poi bisogna approfondire le cose. C'è un po' di lavoro da fare e purtroppo è un po' dura, ecco. Benissimo, allora c'è nessun altro che vuole intervenire?
Scusa, poi c'è la registrazione di questo? Perché ho perso un alla Sì, fine. sì, sì. Sì, mi piace. Ho ricevuto una telefonata e purtroppo erano che so già, che ho capito, ma volevo sentirlo meglio. Ecco, quando parlavi Carico tutto sul dell'aereo. canale, 10 minuti e un quarto d'ora dovrebbe già essere tutto su. D'accordo. Grazie ancora allora. Su due canali, poi su sì, i canali sono diventati tre adesso perché sono amministratore anche sul fuga delle banche e quindi niente, ci allora io concludo qua, do appuntamento a tutti lunedì sera perché anche il prossimo intervento sarà tra 2 settimane, esattamente il 29 di questo mese. Io auguro buon fine settimana a tutti e grazie ancora. Ciao. Ciao, Grazie, ciao a tutti. buona Ciao. settimana. Ciao. Saluto a tutti, eh. Ciao, grazie.